12 agosto 1961. Alla Galleria Pescetto di Albissola si tiene un classico dell'estate albissolese, la grande collettiva agostana. Tra i vari artisti in mostra c'è anche Piero Manzoni, che espone un nuovo lavoro. Alcune scatolette etichettate come merda d'artista, contenuto netto 30 grammi, conservata al naturale. E la merda d'artista, per quale ragione? Ma lui era vago, non ci rispondeva nel modo che noi ci aspettavamo che lui ci dicesse, non l'ha mai fatto. Faceva qualcosa di molto diverso rispetto agli artisti che erano qua, era veramente un artista giovane, un artista moderno. Ha messo una merda nelle scatole, sembrava ancora, a quei tempi era una cosa fuori del mondo. La borghesia si vergognava un po', no? Di una persona che viveva fuori dalle righe. Mi ha dato sempre l'impressione di un uomo stralibero, non so come dire, non libero, stralibero. Il rapporto di Manzoni con Albissola è un rapporto familiare, biografico se vogliamo. Infatti la sua famiglia è di casa ad Albissola, in particolare Albissola Capo, una frazione di Albissola Superiore, dove la famiglia di Manzoni si reca tutte le estati per trascorrere la villeggiatura. Eravamo piccolini insieme, in quanto la famiglia di Piero Manzoni passava l'estate nel ristorante di mio nonno. E lo dico e lo nego, ma è stato mio primo fidanzatino, ecco, proprio da bambini, no? C'era il ristorante Pescetto che ci mangiavano 300 persone, quindi si può immaginare quanto era grande. Poi avevi i bagni Pescetto, tutti gli artisti del tempo ruotavano intorno al ristorante Pescetto. Albissola è frequentata da tantissimi artisti, non soltanto italiani, ma stranieri, di qualsiasi tipo di estrazione. Fontana, Lam, Jorn, Fabri, Sassu, Dova, Mignelco, Treccani, Consagra, qui sono passati proprio tutti. Albissola grosso modo era un po' così come la vede, ma c'era un'aria che era diversa, c'era un odore diverso. Tanto da tutte le parti trovavo artisti, io ne avevo tre in casa, mia madre gli affittava la camera. La gente del paese tutto sommato li guardava come oggetti misteriosi. Un artista tira l'altro, no? Ci sta uno, si trova bene, allora scrive l'amico perché non vieni, qui da Pescetto ci sta bene. Alla sera fino a mezzanotte c'era sempre gente lì che mangiava, bevazzava, come in trattoria, all'osteria. Lui accoglieva tutti, era proprio come famiglia, e con gli artisti di più perché il figlio facendo l'artista, avevano fatto la galleria, accoglieva tutti. Albissola ha una secolare tradizione ceramica che risale al 1600 e anche più indietro. Alla fine degli anni 20 approdano qui i futuristi, scatenando la prima rivoluzione in senso moderno della ceramica artistica. Tullio è uno dei tre figli di Giuseppe Mazzotti, il mio bisnonno, che ha fondato la ditta nel 1903. Tullio non era fascista, ha avuto dei grossi problemi di censura. Allora Marinetti, con la quale aveva un ottimo rapporto, gli aveva cambiato il nome perché come Tullio Mazzotti aveva problemi a lavorare. Quindi il Marinetti l'ha fatto anche per questo, oltre ad essere un bel nome Tullio d'Albissola, un nome molto rotondo. Lui ha subito capito all'inizio degli anni 20 che la ceramica aveva bisogno di una svolta. Ha portato qua tantissimi artisti, il più importante Lucio Fontana, e ha insistito perché lavorassero sulla ceramica. Dopo il conflitto bellico, la scena si allarga includendo artisti provenienti da diverse parti d'Europa e del mondo. Tutti vogliono lavorare nelle botteghe ceramiche di Albissola, compresi gli artisti delle nuove generazioni italiani. Fra questi c'è anche Piero Manzoni, che però non vuole avere nulla a che fare con la ceramica. I miei genitori hanno conosciuto Piero Manzoni nell'estate del 1957. Erano diventati molto molto amici, veniva spesso a cenare da noi. Piero Manzoni non era molto affascinato dalla ceramica. Però mio papà era riuscito a fargli disegnare una linea su un piatto bianco
e questa è l'unica opera in ceramica che Manzoni ha fatto. Questo ti dimostra il fatto che lui non avesse confidenza con la ceramica, perché vedi che fatica ha fatto a fare la firma. Perché disegnare sulla maiolica è come disegnare con acquerello sulla carta assorbente. Cioè non sei abituato, è abbastanza complicato. Qua si vede che ha fatto fatica a fare. Io iniziavo a fare la ceramica, ma non ancora in proprio, quindi lavoravo nelle fabbriche e poi alla sera ci si ritrovava qualche volta, non sempre, perché lui aveva già altre abitudini allora. Il Piero era di un altro pianeta, vivendo già a Milano, quindi lui era già molto più avanti di noi, ecco, diciamo così. Era una figura, a seconda con chi parlava, simpaticissimo. Altrimenti, se non la dava genio, lui lo scartava subito. Me lo ricordo uno un po' distaccato da sti grupponi, che non ne faceva un po' repubblica a sé. Per esempio, c'è una fotografia nota dove siamo tutti sul molo, tutti guardiamo in qualche modo l'obiettivo e lui è appoggiato lì. Ecco, quella fotografia può dare un'idea. Le linee le ha presentate al Bissola Mare, anche lì è stato un certo scalpore. Aveva fatto una striscia che prendeva dall'inizio alla fine e poi di traverso. Io, a quell'epoca era una cosa, come dire, incomprensibile, però mi aveva divertito molto. Un articolo di giornale, in realtà un trafiletto apparso qualche giorno dopo, ci dice che un visitatore, seccato da questa che lui considerava una presa in giro, sputò su una di queste linee esposte. E poi arriviamo allo scandalo. Ricordiamo che siamo negli anni 60. Un giorno al ristorante Pescetto arriva Manzoni con un barattolino, lo mette lì davanti alla Esa Mazzotti, che io l'avevo proprio di fronte. Esa lo guarda, legge e dice: ma Cristo, proprio adesso che mangiamo? Allora lui si prende sto barattolo e se ne va. E dico: ma che cos'era la Esa? Dice: era merda. E sono arrivati i vigili da mio papà dicendo che no, non era giusto avere in mostra per tutti queste scatolette. E uno di noi, che poi ho sposato, ha avuto l'idea di togliere una scatoletta. Piero si è accorto, serissimo, e questo ho l'immagine. Gli ho detto: Daniele, sono contento che tu abbia preso la mia scatoletta, perché evidentemente ha suscitato il tuo interesse. Se la vuoi, mi dai 50.000 lire. Naturalmente, un ragazzo di 23 anni ha detto: figurati se ti do, tieni la tua scatoletta, e tutto finito in ridere. Si può dire che Manzoni ad Albissola sperimenti e testi le sue opere più nuove. Molti erano abituati a vedere le cosine dipinte classiche, no? Arrivati qua che facevano due scarabocchi, due cose, due macchie, quello con i buchi, tagli, fontana, questo con la merda. Era una cosa che lasciavano i poveri albissolesi di stucco, rimanevano lì. È un'arte concettuale, è una cosa completamente diversa, non si può neanche pretendere che venisse capita immediatamente. Poi pian piano è stata compresa, è stata apprezzata.